purtroppo non è potuto essere presente per un altro impegno istituzionale, ma teneva moltissimo ovviamente questa inaugurazione. Grazie RFI, grazie Italfair per aver creduto, diciamo, in questo progetto, che è un progetto così innovativo, così è un progetto moderno, un progetto pilota a cui speriamo ne seguano altri, non soltanto come stazioni ferroviarie. Però la cosa importante è che questa è una stazione ferroviaria che ispira il suo progetto all'innovazione, al rapporto tra natura e città. Il Comune di Milano ha partecipato col progetto Clever, finanziato da fondi europei, proprio per dare una caratterizzazione molto verde e molto sostenibile a questa stazione. E la cosa anche che direi è che pochi giorni fa è stata inaugurata la prima tratta della linea 4 e qui ancora una stazione del trasporto pubblico locale. E questa è la direzione verso cui stiamo andando, e questo è il disegno, diciamo, della nuova Milano. Cioè un trasporto pubblico molto efficiente all'interno soprattutto del perimetro della nostra città, dove sono le nostre competenze, dove collaboriamo con Ferrovie dello Stato e con gli altri enti, e questo dà la possibilità di una rigenerazione urbana estesa a tutta la città. E qui siamo nell'arco sud di Milano, qui vicino sarà la trasformazione dello scalo ferroviario romana, quindi un'altra area di proprietà delle ferrovie, un altro diciamo accordo e una collaborazione molto, molto positiva tra il Comune di Milano, le Ferrovie dello Stato, la Regione Lombardia e non solo, perché l'arco sud della città è interessata da molte altre trasformazioni. Qui siamo vicini chiaramente alla Bocconi, che è stata protagonista di un grandissimo progetto di rinnovamento. Lavoro finito, parlano solo, molto bella, avremo poi modo di apprezzare gli aspetti ulteriori che sono stati sviluppati, perché effettivamente è un modello innovativo molto coerente con l'approccio che Rete ha ormai sviluppato e sta implementando sulle stazioni ferroviarie. Noi le consideriamo sono il punto di accesso al sistema ferroviario e non sono e devono essere un elemento di continuità con la città che le ospita e che consente quindi di creare delle condizioni di osmosi fra la stazione e la città. Questo è un esempio, crea anche una ricucitura urbana fra questi due fronti della città, e questo è un elemento sicuramente ulteriormente positivo. Noi abbiamo affrontato questo costo, 22 milioni di euro il costo della stazione, assistiti da 600 mila euro di contributo comunitario che insieme agli altri partner di questo lavoro abbiamo portato avanti. Entrerà in funzione con il nuovo orario, l'11 dicembre, quindi è roba di ore. Dal punto di vista ferroviario, noi abbiamo collocato questa stazione, collocata in un spazio fisico di circa 3 km e mezzo fra due stazioni ferroviarie. Due stazioni ferroviarie importanti, che sono Porta Romana e Romolo. La prima che accoglie 700.000 viaggiatori all'anno e l'altra 900.000 viaggiatori all'anno. Dunque, questo inserimento intermedio risponde proprio alla logica di migliore accessibilità per quest'area del Saronno, una linea che fa qualcosa come già adesso 25.000 passeggeri giorno, quindi una linea assolutamente importante con 72 corse al giorno già oggi, che quindi in qualche modo garantiranno qui un servizio quantomeno alla mezz'ora. Dicevo, una linea importante che per il servizio ferroviario regionale diventa ancora più importante con l'attivazione di questa fermata, che è una fermata che appunto porta il nome di Tibaldi Università Bocconi, per dare anche evidenza di quelli che sono i poli attrattori, insomma, di questo territorio e di questa comunità, della comunità ovviamente in cui si inserisce. È stata ovviamente una collaborazione tra RFI e Regione Lombardia, che vede RFI attivata per quanto riguarda l'intervento infrastrutturale, Regione Lombardia, come si diceva, nella programmazione e nell'adattamento di quello che è il sistema ferroviario, quelle che sono le esigenze anche diverse, nuove, che si modificano costantemente di mobilità su territori
come il territorio milanese, che ovviamente è un territorio particolarmente interessato dalla necessità di ricercare, così come si fa da anni, una mobilità sempre più sostenibile, soprattutto la mobilità dei grandi, ovviamente dei grandi interi. Bocconi è molto legata alla zona che ci ha fatto crescere in questi anni, oramai siamo dal 1941 in questa sede. Siamo parte del tessuto di questa zona, del municipio, ovviamente del comune, di tutta l'area metropolitana, e di questo siamo orgogliosi ed è parte della nostra forza. Perché la fermata delle eccellenze? Alcune sono state ripercorse dall'assessore, altre sono state fisicamente, plasticamente rappresentate qua. L'eccellenza perché Milano, grazie alla M4, grazie alle infrastrutture che sono state realizzate nel corso chiaramente di un'ideazione che è durata tanti anni e di una realizzazione che in questo caso è durata veramente poco, un paio d'anni, ha permesso e permette Milano di essere la città eccellente. La città eccellente è quella che ha un aeroporto che ci permette con il trolley di scendere da casa, andare in metropolitana, raggiungere l'aeroporto ed avere le porte del mondo aperte. Dall'altra parte l'occasione di avere una grande Milano, che anche grazie a questa stazione ferroviaria permette a tutta la Lombardia e non solo di avere a disposizione la grande eccellenza dell'Università Bocconi. Ancora, eccellenza che grazie alle linee che sono state intraprese negli ultimi anni, noi in pochi minuti alle 11:30 eravamo a Mind, nella area Expo, nell'ex area Expo, oggi Mind, una grande eccellenza che stiamo mettendo a disposizione di tutto il mondo. Insomma, Milano è una città eccellente per antonomasia e noi la stiamo plasmando, creando negli ultimi anni, oggi la stiamo realizzando. Una grande occasione questa che ci permette di parlare anche di grande Milano, perché chiaramente le linee S sono fondamentali non solo per i milanesi, ma per tutto ciò che sta intorno a Milano e anche per guardare al futuro dello sviluppo della nostra città, che non deve essere più provincialistico e con un obiettivo solo dei confini del nostro comune, ma sempre più con uno sguardo verso appunto quella grande Milano che oggi possiamo definire come l'internet della nostra città, Rozzano, Sesto, Cinisello. Ma domani potrà diventare Varese, Bergamo, Brescia. Secondo, qui grazie. Grazie.